Iniziamo con il CEO Summit e invito a salire sul palco prendendo posto dalla prima poltrona a sinistra verso destra Rita Cataldo, AD di Takeda Italia, Graziano Verdi, CEO e co-founder di Italcer Group, Francesco Taccone, CEO di NEG, l'avvocato Angela Tavaglione, responsabile del Dipartimento Privacy dello studio SLVB e l'avvocato Carlo Enrico Salodini, senior partner di Guerini, Salodini, Camellini and Partner. E invito sul palco Deborah Rosciani. A te Deborah, sono tutti tuoi ospiti e relatori. Allora, volevo in primo luogo ringraziare gli amici di Le Fonti perché ricordano sempre la collaborazione con il Sole 24 Ore che ci fa molto piacere. Seconda cosa, stavo pensando come introdurre in maniera un po' diversa dal solito il tema di questa sera, perché da diverso tempo moderando questi CEO Summit ci capita di parlare di innovazione. Nell'ultima occasione, la settimana scorsa, abbiamo parlato di Industria 4.0, quindi di come molte aziende stanno innovando in termini di processi e prodotti nelle loro aziende proprio per adeguarsi ai nuovi dettami di questa recentissima rivoluzione, poi recentissima per modo di dire, le aziende in realtà stanno cavalcando questa ondata rivoluzionaria industriale da molto tempo. Oggi abbiamo ulteriori esperienze, allora così stavo un po' ragionando su quello che poteva essere il valore aggiunto delle iniziative che vengono proposte in questo contesto. Il valore aggiunto è dato dalle storie delle singole aziende che propongono ovviamente le modalità con cui colgono le sfide dell'innovazione tecnologica e della rivoluzione digitale. Anche questa sera abbiamo dei campioni, ognuno per i propri campi, per cui è assolutamente molto interessante provare a capire come nel mondo della consulenza e nel mondo imprenditoriale queste nuove sfide vengono colte in questo momento, visto che peraltro ce le abbiamo sotto gli occhi. Forse molti di noi ancora la portata di tutto questo non l'hanno pienamente colta, però di fatto ci sono degli intermediari che invece queste sfide le devono sostenere e soprattutto anche, come dire, interpretare a beneficio della propria clientela, dei propri interlocutori. Io volevo cominciare con il mondo legale, con l'avvocato Angela Tavaglione, responsabile del Dipartimento Privacy dello studio SLVB, perché abbiamo indubbiamente capito come in questi anni si sia rivoluzionata la professione dell'avvocato con la rivoluzione appunto digitale e anche il panorama legale si è fatto indubbiamente più complesso. Un grandissimo cambiamento noi l'abbiamo avuto lo scorso maggio quando è arrivato tra di noi il regolamento GDPR, quindi abbiamo dovuto tutti adeguarci alle novità appunto legate alla nuova gestione della privacy. Allora mi chiedo, nella professione legale, l'innovazione tecnologica in che maniera vi ha riguardato, come vi sta riguardando adesso e soprattutto come ne beneficiate? Quali sono per esempio le applicazioni più diffuse di cui state beneficiando? Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio. Allora, il nostro studio si è accolto subito l'opportunità di guidare le imprese del territorio, ma anche più distanti di quelle che hanno sede nella Toscana, per adeguarsi al regolamento europeo privacy. È una sfida che riguarda le imprese, ma riguarda anche gli studi professionali e quindi tra ovviamente i nostri clienti ci sono anche dei colleghi degli studi professionali. La sfida è quella di, secondo me, far passare un po' il concetto che la tutela dei dati personali non deve essere più vista come un adempimento burocratico, quindi un costo per le imprese, per gli studi legali, ma come un'opportunità. Un'opportunità per presentarsi ai clienti, agli utenti, alle persone fisiche come soggetti capaci di trattare i dati personali con estrema cura. Quindi io credo che chi come legale segue le aziende e gli altri studi nell'adeguamento della privacy deve prima di tutto far passare questo concetto, perché se non passa questo concetto l'adeguamento al regolamento europeo privacy resta un adempimento burocratico tutti sono molto svogliati, questa è la realtà, certo. Di fronte è alla un quale nuovo onere che l'impresa, esatto, immagino fa un po' fatica a dover sopportare. Esatto, sì.
poi c'è bisogno anche di, ovviamente, di personale in più che si occupa di questa, e tante volte non c'è nelle imprese, quindi c'è anche una fatica da parte di chi deve... O se c'è, si deve formare, quindi ulteriori investimenti. Esatto, sì, non dimentichiamo che con il regolamento europeo è stata introdotta, 2016-679, è stata introdotta una figura che è quella del DPO, che è assolutamente nuova per l'Italia, mentre esisteva già in Germania. Il DPO in sostanza è il Data Protection Officer, è colui che io ma anche altri definiscono il poliziotto buono, cioè quello che deve in sostanza guidare l'azienda nel essere sempre compliant con questo regolamento ma anche con le leggi nazionali. Oggi c'è anche il decreto 110 del 2018 che è stato emanato con un po' di ritardo, che però ora abbiamo, quindi... E deve essere un poliziotto buono, deve quindi sempre guidare le scelte aziendali cercando di prevedere in ogni processo, ad esempio un processo di marketing, studiare il processo sin dall'inizio come compliant a questo regolamento, quindi è il famoso concetto della privacy by design. E anche per gli studi legali credo che questo sia un'opportunità per presentarsi ai clienti come come studi legali che non soltanto tutelano il cliente per quello che è il nostro principio del segreto professionale, che insomma ci accompagna da sempre, ma come soggetti che sono in grado anche di creare all'interno delle regole sicure anche per tutta la parte digitalizzata, per cui il segreto professionale ovviamente non basta, quindi bisogna attrezzarsi veramente bene da questo punto di vista. Anche per voi un bel adattamento a tutte queste novità che si deve verificare, deve avvenire in maniera morbida. Anche lo studio legale deve dotarsi di questa figura professionale del DPO. Allora, se lo studio legale è costituito da un solo professionista, no. Se invece si comincia a parlare, come insomma, molte realtà che magari sono presenti qui questa sera in uno studio professionale, con un numero già importante di associati, sì. Certo. Avvocato Carlo Enrico Saludini, senior partner appunto dello studio Guerini, Saludini, Camellini. Un altro concetto molto importante con il quale abbiamo dovuto fare, volenti o nolenti, amicizia negli ultimi anni è stato quello della blockchain, anche in questo caso una grande rivoluzione digitale. Io per esempio ne ho sentito moltissimo parlare proprio perché mi relaziono un po' di più con queste figure professionali per il mondo dei notai, che certificano anche tutti i passaggi di proprietà attraverso l'utilizzo di questa tecnologia. Immagino che ovviamente anche il mondo legale, il mondo dei commercialisti ne possano sfruttare appieno i benefici per stipulare i contratti, sottoscrivere appunto atti e quant'altro. Ecco, ci racconta un po' dal vostro punto di vista come avete raccolto anche nel vostro caso questa sfida. Ho sentito parlare di smart contract, ho sentito parlare male, è corretto il concetto? No, è corretto. La blockchain è una sfida da cogliere, in cui probabilmente noi avvocati dobbiamo ancora giocare un ruolo importante. Fino ad ora la blockchain è rimasta nelle mani dei tecnici, degli ingegneri, degli informatici. Invece, come spesso succede per questi fenomeni e queste innovazioni... Gli investitori di Bitcoin, oserei. Esatto, investitori di Bitcoin, il pubblico la conosce solo per quello. In realtà può avere un utilizzo importante anche nel settore legale, sia in sede di contenzioso, ad esempio in una prospettiva di modifiche normative, si sta ragionando anche nell'ambito del processo penale, nella raccolta delle prove e quindi nella... certificazione delle prove raccolte tramite la blockchain, ed è un qualcosa che ovviamente può essere applicato anche al processo civile. Ad esempio stiamo ragionando anche con delle società di revisione di ipotizzare l'uso della blockchain con riferimento alla contabilità. Pensate a quanto è importante certificare la contabilità di un'azienda in modo inoppugnabile, soprattutto come capita al nostro studio in caso di contestazioni da parte di soci di minoranza, impugnative di bilancio. Ma ad esempio in un studio noi il progetto più innovativo riguarda il mondo dell'arte, nel senso che in collaborazione con uno studio di Londra stiamo ipotizzando e stiamo lavorando sulla tokenizzazione, la cosiddetta tokenizzazione di alcune opere d'arte. Voi sapete che nel mondo dell'arte il problema dell'autenticità è un problema molto sentito e spesso
è un problema irrisolto, nel senso che il mondo dell'arte è un mercato che per certi versi è rimasto molto indietro anche dal punto di vista tecnologico, cominciano ad affacciarsi piattaforme di vendita online, però non c'è la possibilità, a nostro avviso, di garantire con certezza l'autenticità di un'opera d'arte, e in questo la blockchain può aiutare. È chiaro che è una sfida, su questo gli studi legali devono, gli avvocati in generale devono lavorare molto, e secondo me è importante dare il nostro contributo, perché abbiamo subito spesso dei processi di innovazione imposti dai tecnici informatici. Io mi occupo di contenzioso e mi viene in mente il processo civile telematico, che se fosse stato pensato da un avvocato sarebbe decisamente più semplice e più funzionale. Forse è il caso di rimboccarci le maniche e dare il nostro contributo, si parla tanto di un nuovo umanesimo nell'applicazione delle nuove tecnologie, e nella blockchain possiamo dire la nostra. Diciamo che se dovessimo cogliere appieno il suo messaggio, dobbiamo cominciare anche dalle facoltà di giurisprudenza a cambiare qualcosa, introdurre dei nuovi corsi, sì, che devono assolutamente adattarsi a tutto questo. Allora le chiedo gentilmente di trasferire dall'altra parte il microfono, vorrei sentire il contributo di Rita Cataldo, amministratore delegato di Takeda Italian. Allora, quando parliamo di innovazione nel campo farmaceutico, noi immaginiamo sempre che siano la scienza e la ricerca a guidare, e invece mi pare di capire che anche la tecnologia abbia un peso di non trascurabile importanza in questo campo. Ho letto che voi avete innovato recentemente introducendo nel mercato questa soluzione molto interessante, una multipiattaforma digitale grazie all'intelligenza artificiale, non mi dica che ho letto male, ma grazie alla quale è consentita una modalità molto nuova di lettura dei foglietti illustrativi dei medicinali. È corretto, dunque buonasera a tutti. È vero, quando noi pensiamo al farmaceutico pensiamo all'innovazione dei farmaci, dei processi, delle grande attività nei laboratori di ricerca. Sì, ma anche la tecnologia, pensiamo alle nuove terapie geniche, tutte le trasformazioni che la medicina ha avuto. Però il mondo si è molto anche rapidamente trasformato nel campo del digitale, sia nel campo della prevenzione, quindi l'aiuto, il supporto, e ne vediamo tantissime, no? Pensiamo a tutti gli app che girano anche nell'iPhone ormai per default, ma anche per la salute, per la che salute, ci misurano i passi, esatto, che facciamo, e le anche calorie nel che post, quando diciamo accompagnare negli stili di vita e così via. Ma soprattutto, e qui è stato veramente il vero cambiamento, quando la trasformazione digitale ha consentito di accompagnare un farmaco ha un corretto utilizzo, pensando a delle terapie soprattutto croniche, perché le persone vanno avanti per tanto tempo, però magari se stanno bene si dimenticano che stanno bene. E quindi ecco che la tecnologia li ha aiutato moltissimo, aiuta molto anche a rimanere in contatto col medico in maniera remoto e non nel modo più tradizionale che noi immaginavamo. E così via. Quindi in tutto questo noi come azienda, che ovviamente il farmaco viene per primo, questo è chiaro, siamo andati avanti molto in fretta, e quando ascoltavo che parlava di GDPR, uno dei processi più importanti era quello della trasformazione digitale delle persone all'interno di un'organizzazione, e abbiamo avuto proprio un'accelerazione, un processo di accelerazione dove una delle prime persone che è entrata in questa è stato proprio il legale, che così poteva accompagnarci in tutto questo percorso. Tornando all'app che abbiamo sviluppato, e ecco una delle cose che è molto importanti, l'associazione pazienti, noi non possiamo lavorare direttamente con i pazienti, c'è proprio un tema di privacy eccetera eccetera, ma lavoriamo moltissimo con le associazioni, quindi quella che si chiama molto la medicina partecipativa, si lavora insieme, si sviluppa insieme le cose. L'app che abbiamo ovviamente grazie anche a un'agenzia che ci ha affiancato in tutto questo è stata pensata proprio per permettere a delle persone non vedenti di poter leggere i foglietti illustrativi, e confidiamo che più aziende si uniscano a noi, perché ovviamente
pensiamo che questo possa essere il futuro e possa essere ampliato il più possibile. Ho visto che avete portato avanti questo progetto anche con Cittadinanza Attiva, che è una grande organizzazione di tutela dei consumatori da cui deriva il Tribunale per i diritti del malato, per cui ecco rafforziamo questo concetto. Di... E la tecnologia sta andando ancora più avanti, cioè noi oggi siamo partiti con questo, però quando dico che è molto importante avere le competenze in casa, perché dobbiamo anticipare i tempi, questi progetti prendono tantissimo tempo per essere sviluppati, ci sono aspetti normativi, legali, eccetera, eccetera. Quindi si deve correre per essere sicuri che quando arrivano non sono già vecchi. Insomma, voi avete veramente delle sfide molto importanti da sostenere, non solo per il campo di cui abbiamo parlato questa sera, ma perché vi prendete cura della vita delle persone. Con il processo demografico che abbiamo in corso in questo momento, forse la responsabilità davvero più importante di tutti, senza nulla togliere ovviamente agli altri colleghi, ma il vostro campo è certamente forse quello un po' più delicato. Graziano Verdi, CEO e co-founder di Italcer Group, settore ceramico d'alta gamma. Voi, non spero di non aver letto male, in qualche maniera siete un po' considerati pionieri della ceramica tecnologica, è così? Ma diciamo che più che ceramica tecnologica, diciamo una ceramica che è posizionata sull'alto di gamma, perché uno dei valori distintivi è l'essere capaci di fare tecnologicamente cose che siano poi dal punto di vista stilistico apprezzato. Certo. Perché la ceramica è molto vicina alla moda, la ceramica è colore, la ceramica è forma, quindi una delle aziende che recentemente abbiamo acquisito, ad esempio, ha messo a punto un sistema di produzione di formati anche importanti in forma tridimensionale, che quindi oltre al colore c'è forma, e ovviamente la trasformazione digitale che si diceva prima ha cambiato profondamente il settore ceramico, ha consentito di fare delle lastre anche in 6 mm di spessore che arrivano fino ad oltre 3,20 m. Sì, adesso abbiamo dei formati fino a 160 cm e allo stesso tempo riuscire a replicare i marmi o le pietre più belle esistenti in natura con le stesse materie prime, ma senza dover rompere delle montagne, quindi avere un razio di utilizzo uno a uno sul territorio, invece che magari utilizzare due terzi, cioè utilizzare un terzo e avere due terzi di sfrido. Quindi questa innovazione che consente a noi di vivere meglio, anche mantenendo un impatto ambientale corretto. Esatto, voi siete innovativi anche perché con l'aiuto di un grande fondo di private equity, so che appunto state andando avanti con la vostra campagna di acquisizione per provare a costruire questo campione nazionale in questo campo, che forse non c'è, perché ho letto da qualche parte qualche sua intervista che lei lamenta il fatto che il vostro settore è un po' troppo frammentato ancora. Un grande attore nazionale che potenzialità tecnologiche potrebbe esprimere, che grado che di risorse potrebbe mettere in campo per svilupparvi ulteriormente da questo punto di vista? Beh, diciamo, per essere corretti nell'informazione, che noi siamo al sesto posto, diciamo, nel ranking, però l'abbiamo fatto in 16 mesi, ci sono gruppi che hanno dimensioni più importanti, ma il ramp up che abbiamo avuto è stato molto forte. Ovviamente la dimensione aiuta, perché ti consente di avere una ricerca e sviluppo adeguata, e la ricerca e sviluppo è quella che riesce a determinare i fattori critici di successo per riuscire sempre ad essere i primi che fanno le cose. Certo, che cosa esprime ancora l'Italia in questo campo? Che cosa esprime in questo momento l'Italia in questo campo proprio in termini innovativi, oltre a tutte le soluzioni che lei ci ha già indicato poco fa? Beh, direi che noi che siamo cosa poi, siamo campioni? Noi siamo in una regione, l'Emilia-Romagna, che probabilmente nella meccatronica, quindi l'insieme della meccanica e dell'elettronica, unita al digitale, ha preso un vantaggio competitivo significativo. Non è a caso che questa zona di Modena, Bologna e Reggio Emilia viene un po' considerata una sorta di triangolo d'oro, perché lei c'ha dalle grandi marche automobilistiche come Ferrari, Lamborghini, le ceramiche d'eccellenza, ma anche appunto la meccanica e anche la moda, perché ci sono anche aziende di moda nel territorio. E per legarci anche un po' prima al biomedicale con Mirandola e quant'altro. Ecco. Assolutamente. Avete anche Cersaie, quindi poi la grande kermesse, sì, dove ovviamente è il campionato arriva la vetrina mondiale, che è assolutamente ceramici necessaria. Che doti manageriali sono necessarie per guidare un'azienda di questo tipo, che deve parlare anche ovviamente con tutto il mondo e quindi mantenere anche un livello reputazionale importante? Ma prima di tutto il valore etico e poi dopo il valore comportamentale, l'esempio, e credo che un vero leader non è solo colui che sa fare, ma è quello che sa fare anche ai propri collaboratori le cose migliori per l'impresa. Allora, andiamo all'ultima testimonianza di questa sera, e qui abbiamo un altro campo piuttosto speciale, NEG, una cyber security company, Francesco Taccone, CEO. Lei praticamente offre soluzioni per tutti questa sera, perché tutte le aziende devono ovviamente
navigare nella rete e ovviamente proteggersi quanto più possibile, perché sicuramente l'innovazione, l'informatica, la digitalizzazione ci ha dato grande impulso allo sviluppo, sono tutte novità delle quali stiamo beneficiando, però insomma ancora insiste anche il problema del navigare in rete con leggerezza, approcciarsi un po' a questo mondo ancora forse con un po' di inconsapevolezza. Quali sono le vostre soluzioni, in che maniera proponete la vostra idea innovativa? Buonasera, Francesco Taccone. NEG si occupa sì di sicurezza informatica, ma l'unica minaccia non è solo navigare su internet. Viviamo in un mondo dell'internet delle cose, quindi le aziende, dalle case farmaceutiche alle piccolissime aziende, utilizzano sempre più dispositivi collegati in rete. Noi nella quotidianità abbiamo dai watch agli smartphone, ai computer, alle smart TV, ora si parla anche di smart city, si parla di a livelli un po' più alti, già lo vedremo con la fatturazione elettronica, di informatizzare ancora un po', in maniera un po' più profonda. Esatto, l'abbiamo lasciata fuori, ma dal 1 gennaio abbiamo anche questa simpatica novità. Poi a livelli un po' più elevati ci sono dati ancora più sensibili di banche e di enti governativi, quindi non dobbiamo pensare che la minaccia è dell'amico o nemico della porta accanto. La minaccia, mentre siamo qui, può attaccare il suo telefonino e non è una minaccia. Guardi, anche perché io sono una che invece per navigare ovunque sono proprio una specialista, per cui me lo meriterei anche un attacco hacker, però poi chiamerò lei, adesso io ho un amico del cuore che mi aiuta a gestire questi problemi. Comunque non è un problema marginale, non è un problema che riguarda chi ci circonda, è un problema che può colpire tutti indistintamente. La gravità qual è? È che può colpire il proprio indirizzo personale di posta elettronica, quindi è un danno certo, limitato. Ma se si blocca l'attività d'impresa, i danni... Sì, e ci sono anche dei danni, sì, abbiamo anche un altro livello che è la sicurezza informatica classificata. Qualche giorno fa sono successi danni ancora molto più rilevanti che vanno al di là di un danno a un'azienda dei brevetti industriali, del patrimonio industriale o di qualche conto corrente. Ci sono danni più importanti che potrebbero mettere a repentaglio anche la sicurezza pubblica. Il nostro impegno è proprio questo, da anni, di dare ausilio in primis alle istituzioni, in secundis alle grandi aziende, a proteggersi dai dati. Io il futuro lo vedo in un modo, lo vedo intanto che dobbiamo anche imparare ad attaccare, sempre, come condivido pienamente cosa diceva il può avvicinare collega. Un pochino, esatto, sì, no, può avvicinare un pochino il microfono? Sì, ecco, grazie. Intanto l'etica, quindi l'etica deve essere la base di qualunque cosa. E l'etica deve accompagnare anche un buon hacker, quindi dovremmo avere degli hacker a livello etico e morale qualitativamente e moralmente punto elevati. Perché? Perché un futuro non potrebbe escludere, non possiamo escludere che in un futuro ci possa essere una guerra addirittura cibernetica. Certo. Quindi è bene che l'Italia si impari a difendersi, ma è bene anche che alcune istituzioni quantomeno imparino anche ad attaccare. Beh, lei insomma ci sta lanciando questo messaggio, così lo buttiamo a titolo da buonista, sempre da difensivo. Quando succederà, se succederà, non potremmo dire non ce l'avevano detto, esatto, quindi insomma lo scenario è così. Va bene difendersi, però se io so attaccare, so anche come difendermi. Cioè, no, d'altronde, guardi, sono momenti in cui noi ne parliamo spesso per il settore bancario, ma tutte le aziende provano a simulare degli scenari avversi, quindi è chiaro che chi più di voi debba simulare nella prospettiva una condizione anche di problematicità così importante, per cui è sempre meglio mettersi in casa gli attrezzi per affrontarli questi momenti, no? Gli attrezzi, ma alla base ci vogliono anche altri due fattori, secondo me, che sono sicuramente l'educazione, quindi educare dal neofita fino all'esperto sul corretto utilizzo di sistemi, di computer e di device, perché spesso i sistemi sono sicuramente tutti quanti vulnerabili, chi più chi meno, però il primo errore è quello umano, quindi i comportamenti umani, l'anello debole siamo noi. E l'altra cosa è che aziende come la mia dovrebbero, e anche le istituzioni, investire
ogni anno sempre più dell'anno prima in ricerca e sviluppo, perché la ricerca è veramente, come mi associo sempre a quanto diceva lei prima, è l'unica cosa che ti può dare quella marcia in più ed essere avanti al resto del mondo, sia come azienda che sia, anche se parliamo a livello statale, come Stato, quindi a difenderci anche da altri Stati. Anche questo è giocare in attacco, naturalmente. Posso sentire la considerazione dei due nostri imprenditori, manager, se come attrezzano la loro azienda anche dal punto di vista della difesa rispetto a queste eventualità? Siete pronti? Insomma, non volete parlare? No. Verdi, entrambi, anche la dottoressa Cataldo, sì. Beh, diciamo che è chiaro che tutto questo viene seguito centralmente a livello di corporate, ma è la priorità assoluta, perché immaginiamo un attacco, e sappiamo che è successo nel nostro settore un paio d'anni fa in un altro campo, che ha bloccato i siti produttivi dei loro farmaci, e quindi per un bel po' di tempo sono rimasti isolati. Quindi l'attenzione che c'è qua dietro è spaventosa. Certo. Abbiamo dei sistemi molto blindati che non ci consentono veramente di andare, di navigare liberamente, ecco. Certo, Verdi? Ma ha detto esattamente le cose che facciamo anche noi, la mia collega, quindi anche noi siamo molto attenti. Ovviamente ogni singolo stabilimento e ogni singola azienda ha un sistema di protezione molto forte, poi è tutto relativo, perché abbiamo visto che è stata attaccata la Casa Bianca, quindi cioè tutto è possibile, però nelle condizioni date, per le formazioni che abbiamo, noi siamo sufficientemente protetti. Certo, sentiamo anche i due legali prima di salutarci. Avvocato Tavaglione, voi che ovviamente conservate e custodite gelosamente molti dati personali di persone ed aziende, anche per voi questo è un tema? Sì, immagino. Come dicevo prima, non è più sufficiente il segreto professionale, perché viviamo in un'era digitalizzata, quindi quello che va assicurato ai propri clienti è proprio questo, cioè di assicurare una violazione dei dati digitalizzati sia dall'esterno sia dall'interno, perché come si diceva poc'anzi il problema è che l'anello debole è il fattore umano. Quindi nonostante un sistema di antivirus eccezionale, nonostante dei corsi di formazione, è un attimo che magari 5 minuti di così sbadataggine, un secondo a volte basta, che si apre una email che potrebbe contenere una... Quindi in sostanza la soluzione è misure di sicurezza idonee, come dice il regolamento europeo, quindi tagliate su misura sulla propria attività. Non c'è più la classica lista della spesa, cioè non è più il legislatore italiano o europeo che ti dice quello che devi fare, ma c'è una richiesta di essere responsabili e quindi di conoscersi, di conoscere i trattamenti che si eseguono, e quindi di capire che cosa va fatto, né più né meno, ciò che è giusto per sé, quindi cucirsi un vestito su misura. È il principio dell'accountability che ci viene richiesto, quindi misure di sicurezza idonee e poi formazione all'interno dello studio, perché il fattore umano è l'anello debole. Assolutamente. Avvocato Salodini, mi hanno già richiamato all'ordine, devo chiudere, mi faccia una chiusura sintetica. No, sono assolutamente d'accordo con la collega. Aiuta? Anche in questo sì, anche soprattutto con riferimento alla possibilità di evitare fattori esterni rispetto ad un evento che si è già determinato in funzione delle condizioni date. Quindi la blockchain in questo aiuta a evitare il fattore umano, come diceva la collega, può aiutare anche in termini di sicurezza, assolutamente sì. Signori, complimenti a tutti per la vostra attività e grazie e buona cena, buona serata.